Guardate cosa abbiamo, guardate, Che c'è? questo è un disegno fatto a penna. Che cos'è? È quello che è. Queste sono navi e questa linea nel mezzo dei vostri occhi sull'acqua, ok? Questo è il fondo sott'acqua. Vedete queste piccole linee che si innalzano? Queste ci indicano che il sole arriva così. Il sole da questa angolazione proietta l'ombra della nave sul fondo sott'acqua, ok? E questo è come appare sotto l'acqua. Se fosse veramente limpida si potrebbe vedere molto lontano. Le navi diventano più piccole in distanza, non è la stessa nave, sono navi diverse, ma tutte della stessa grandezza. E questa è più vicina di questa, più vicina di questa, più vicina di questa, eccetera. Diventano sempre più piccole, e questo è l'orizzonte, non sotto l'acqua perché curva, no, questo fondo sott'acqua si innalza sempre verso la superficie dell'acqua, se potesse essere chiara. Il cielo finisce completamente su questo fattore limite che chiamiamo orizzonte. In questo caso è dove l'acqua ondeggia su e giù nel mezzo dei vostri occhi, ok? Ora, vedete questa piccola curvatura qui? La vedete questa piccola curvatura? Questa, questo, tutti questi sono della stessa altezza. E questa leggera curvatura non è perché è curva e le navi vanno oltre la curvatura, è perché curva in questo modo. Vedete? Curva così. Proprio qui c'è una curva. Dalla parte opposta, come potete vedere, curva nell'altro senso, come fosse concava. È perché qui curva in questo modo. Qui. Vedete? Gira così. Qui curva così. Vedete? E qui è perché fa così. Questi sono tutti della stessa grandezza e questi sono della stessa grandezza. Quindi il profilo del terreno non è un profilo che va su e giù, ma è un profilo che serpeggia come un serpente e fa sì che le persone pensino: oh, forse è la Terra che curva. Ora, questa è una scia chimica che attraversa tutto quanto fino in fondo. Sulla Terra globo, questa, che è a circa 8 km dal suolo, è ben più lontana di 8 chilometri. Voi siete sull'acqua, pertanto l'orizzonte è veramente vicino, non è lontano 4 chilometri, non siete alti 1,80 m, vi trovate a 0 metri, 0, nemmeno un centimetro, nemmeno alti un centimetro, ok? Il vostro orizzonte si trova qui. Questo non è possibile nel mondo reale se la Terra fosse una palla. Perché no? Ovvio. Perché questo punto è più vicino a voi rispetto a questo punto. E potete ignorare la curvatura della Terra perché abbiamo un fattore di limite, ed allora potete dire: se allora potessimo vedere di più. No, qui non c'è nessun fattore di limite. L'aereo è ad un'altezza costante e c'è la scia chimica, ok? E lui vola ed attraversa completamente il tutto. Perché? Questa altezza è sempre la stessa di 8 km, anche se più in lontananza della fine qui, ok? A causa della curvatura o a causa della prospettiva? Quindi, se ci fosse la curvatura, allora avremmo anche una curvatura in questo senso. Non potete vedere una curvatura così perché l'orizzonte inganna il vostro occhio sul piano. Ma questo non è l'orizzonte. E se questo seguisse il profilo della Terra, allora questo dovrebbe curvare come un sorriso accigliato. Questa è un'altra scia chimica, veramente diritta, l'ho fatta con la riga. Anche questa non sarebbe possibile se la Terra fosse una palla, perché, beh, ovvio, a meno che il pilota di proposito non alzi il suo naso molto molto lentamente, in modo perfetto per non fare una linea come questa. Vedete questa linea? Questa è quando un aereo vola diritto, diritto su un mondo curvo, dovrebbe fare questo come questa qui. Questo è stato un errore. Sono riuscito a fare un baffo ed una volta fatto non dovevo fare questo baffo, dovevo farlo dall'altra parte. Comunque, non è un problema. Questi sono veramente dei brutti aerei, forse aerei della Seconda Guerra Mondiale, che
volano in questo modo. Vedete? Non come un gancio. Questi sono aerei acrobatici. E potete vedere con questo aereo la terra concava e con questo la terra un po' meno concava. Questo aereo, la terra è diritta, diritta, concava, concava. Ma semplicemente si espandono mentre volano, ok? Pertanto si possono curvare le linee nel cielo. Potete curvare questa linea su una terra piatta e si vedrà questo. Perché succede questo? Perché questo aereo vira. La stessa distanza che c'è nel punto più vicino a voi, a 8 km di altezza, è la stessa distanza che c'è in lontananza, 8 km in altezza. Non va a finire dietro la curvatura, è alto 8 km e gira. La stessa cosa che c'è qui, curva, la stessa cosa di questo. Ma su un globo questo non è assolutamente possibile e anche questo non è possibile. Perché per essere possibile questo, l'aereo dovrebbe, mentre sta avvicinandosi, dovrebbe trovarsi molto in alto e poi dovrebbe abbassarsi andando ad un livello piano, tenere il livello e poi alzarsi nuovamente. Questo è quanto accade nel mondo vero, una linea diritta, non una linea curva come questa. Ogni volta che l'aereo vola diritto non va a curvare e nessuna curvatura come questa quando l'aereo vola alla stessa altitudine. E questo è quello che dovremmo avere in un mondo vero se la Terra fosse una palla. Grazie veramente.